Buongiorno ragazzi, oggi la parola si apre con il libro degli Atti degli Apostoli in cui ci presentano Barnaba e Saulo che ricevono l'imposizione delle mani, ricevono lo Spirito Santo e vengono inviati. Vengono inviati e scesero a Seleucia e lì cominciarono ad annunciare la parola di Dio nelle sinagoghe dei giudei. E il Vangelo di Giovanni parla di Gesù, il quale viene mandato dal Padre, e lui stesso dice di essere stato mandato dal Padre. Ecco, qui ci si presenta un tipo di vita, una vita di coloro che vivono un'esistenza fondata su se stessi, una vita che parte dalla propria iniziativa, oppure una vita perché si è mandati da qualcuno. Ecco, io mi trovo in questo posto che a voi è molto familiare, che è la Sala Giochi, in cui quando venite a San Nicola trascorrete molto tempo. Ecco, questo luogo, forse ci avete fatto caso, forse no, è un luogo che è circondato dalla vita di alcune persone. Persone come Chiara Corbella, Gianna Beretta Molla, Pier Giorgio Frassati, Chiara Luce Badano, persone che hanno vissuto una vita da mandati, persone che hanno vissuto una vita da inviati. Per fare cosa? Lo dice Gesù: io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Allora, c'è una santa presunzione in noi cristiani, quella di pensare che noi siamo inviati nel mondo e possiamo fare della nostra vita quello che ha fatto Gesù, possiamo salvare il mondo. Allora vorrei lasciarvi proprio con un'immagine: c'è qualcosa che è incompatibile con l'essere cristiani, che è la parola mediocrità. Ecco, in nessuno di questi uomini, queste donne che hanno vissuto da inviati, da mandati, c'è stata una vita mediocre, ma una vita bella, una vita alta. Perché? Perché hanno sentito che nella loro vita erano mandati, erano inviati. E allora io spero che anche tu possa, anche quando vieni a giocare qui, quando stai qui, pensare: ma anche con me il Signore può fare questo. Ecco, io ti auguro questa giornata che tu possa pensare che anche tu possa fare con la tua vita un pezzetto di quello che ha fatto il Signore Gesù, anche tu possa salvare il mondo.